questa lettera l'abbiamo scritta io e mia nonna, quindi anche a nome di tuo nonno. Mio nonno è stato un gran signore, un politico, un pensatore, un guerriero, un senatore, un uomo che nacque tre volte, il partigiano con la toga, un combattente deportato antifascista, un difensore dei diritti umani, un principe del foro, ma soprattutto un uomo tra gli uomini, un uomo che nella vita non ha mai smesso di pensare al bene del suo paese e al bene dell'umanità, un uomo che ha conosciuto e visto il dolore fin da giovanissimo, un uomo che ha visto un uomo comportarsi peggio di un animale, un uomo che nonostante ciò ha sempre creduto nell'uomo, sopra ogni altra cosa, un insegnante di sentimenti e di ideali, che ha inseguito sempre la giustizia, l'amore, la tolleranza e la solidarietà. Sentimenti fondamentali per la pace tra gli uomini, perché come è vero che l'uomo non nasce cattivo e ancora prima di saper parlare sa sorridere, così è vero che senza la cultura, la conoscenza e l'educazione ai sentimenti, l'uomo confonde il bene con il male, il giusto con lo sbagliato. E non basta nemmeno il primo comandamento, non uccidere, a motivare l'ordine. Oggi più che mai, in un mondo dove le emozioni non vengono insegnate, l'ignoranza crea morti, diffonde sangue e lacrime facendo stragi di innocenti e violando i diritti umani. Il mostro non è stato vinto per sempre, scrisse. Ogni giorno si scrivono nuove cronache di odio, dolore e ingiustizie. Da Teheran a Kabul, dalla Palestina alla Siria, dalla Corea all'Ucraina. Il mostro, il male, continua a ferire l'umanità. Nello sfruttamento dei lavoratori, nel negare accoglienza a chi scappa da un paese lacerato da una guerra, nella quotidiana violenza contro le donne, nelle sempre maggiori compressioni dello Stato sociale, nella quotidiana rapina ai danni dello Stato da parte di corrotti e corruttori, l'insano egoismo individuale al sopravvento sugli interessi della società. E ci vorrebbero più uomini che seguano l'esempio di mio nonno, uomini coraggiosi, combattenti guidati non dall'odio verso un popolo, ma dall'amore per l'umanità, uomini semplici, ma ricchi di morale. Mio nonno è stato un testimone che dopo essere sopravvissuto alla guerra è sopravvissuto anche al dolore del suo ricordo. Un uomo che ingoiando lacrime e raccogliendo memorie non ha mai smesso di trasmettere conoscenza, aiutandoci a liberarci dall'ignoranza e dal male. Un uomo che ci ha reso migliori. Di mio nonno Scalfaro scrisse: ha creduto nella libertà, l'ha vissuta e l'ha pagata anche per noi, anche per me. Nella speranza di avere anche solo la metà del tuo coraggio, della tua forza e della tua intelligenza, per ora ti saluto, nonno, e ti ringrazio per l'onorevole cognome che ci hai regalato.